Ciao a tutti e buon pranzo, eccoci alla nuova puntata di Lunchbox. Oggi parliamo di grafica 3D e character animation. Abbiamo Yuri Perrini e Giacomo Caneschi. Ci raccontate un po' di voi? Sì, ciao Enrico, ciao Giacomo. Allora, io sono un animatore, supervisore d'animazione e al momento sono supervisore per Movimenti Productions, per Sergio Bonelli Editore, lead animator di Rainbow, e diciamo che ho questo mio piccolo studio, questa boutique creativa. Faccio questo mestiere da circa 13-14 anni, venendo da un passato di grafico 3D e prima ancora di grafica pubblicitaria, quindi diciamo ho fatto un po' l'intero percorso. Io vengo dai fumetti, quindi ho cominciato disegnando e ora mi ritrovo a fare 3D pure io, tutt'altro. Esatto. Ciao a tutti, io sono Giacomo, sono responsabile del corso di grafica, sono un texture artist, quindi sono un 3D artist specializzato nel 2D, e anch'io ho cominciato da graphic designer, dai classici lavori proprio di logo art e impaginazione, cose del genere. Poi ho iniziato la mia strada nel 3D proprio con Hive all'inizio, e poi diciamo che questi 20 anni di una data carriera ho collaborato quasi con tutti in Italia, all'estero con Google, con Microsoft, e sono stato per tanto tempo lead artist di una software house indipendente che si chiama Inner Void, e da un po' di anni sono resident dentro ad Hive a curare il corso di 3D Art. Tra l'altro, proprio partendo dalle passioni che poi, vedi, diventano lavoro, io appunto ho sempre disegnato, pensavo di voler fare fumetti, quando invece poi la costruzione delle scene la trovavo sempre interessante, la realizzazione delle tavole per tutta la parte di proprio rifinitura, inchiostrazione, mi ha sempre annoiato. E invece nel 3D ho trovato divertente invece costruire, perché poi alla fine l'altra cosa che mi piaceva tanto è costruire. Così come anche te, poi tu facevi miniature, dipingevi miniature e ti sei ritrovato a fare il texture. Sì, il mio primo approccio, io ho sempre scarabocchiato fin da piccolo, nel senso di disegnicchiavo, ma non è che ho mai studiato veramente disegno, illustrazione o colorazione. C'erano quelle cose, come sei bravo a disegnare? E tu dice zia, quando passa, però poi sai disegnare. Diciamo, il primo approccio all'arte ce l'ho avuto sui muri, nel senso io negli anni 80 facevo il Brider, erano gli anni d'oro dell'hip hop, quindi io andavo con le bombolette e dipingevo sui muri, e poi assolutamente accanto a quello io da sempre sono miniaturista, quindi dipingo, scolpisco miniature, faccio kitbashing, e devo dire che ci sono dei parallelismi divertenti in verità tra proprio la pittura classica, il miniaturismo e anche il 3D, texturing poi alla fine, soprattutto quello stilizzato, è proprio come dipingere le miniature, cioè vai a fare come quei passaggi che faresti di inchiostratura e dry brush che faresti su una miniatura, magari li vai a fare utilizzando l'ambient occlusion per inserirci dei colori o la curvature per toccare gli edge. Però sì, in verità non avrei mai pensato che tutti i soldi che ho speso per l'esercito di Warhammer un giorno mi sarebbero tornati indietro tramite un lavoro parallelo. Sì, questo in realtà è un paradosso per alcuni versi, ma molto interessante. Peraltro ho notato nel tempo, anche vivendo e lavorando all'estero, che in tanti abbiamo percorsi simili, diciamo che l'artista 3D o l'animatore in generale che si occupa di produzione cinematografica in termini di computer grafica, di solito è passato per quelli, diciamo, per quelle strutture di cui ci parlavi. Io stesso giocavo a Warhammer e dipingevo Warhammer Fantasy non 40.000, per carità, e Magic the Gathering, ma pure carte dei Pokémon, carte Yu-Gi-Oh! E tutto il mondo fantasy era qualcosa che ci piaceva. E peraltro questa, diciamo, idea di trasformare la passione in lavoro per me è stata anche, tra virgolette, un po' una casualità, perché appunto io avevo iniziato come graphic designer e dissi a mia mamma, quando ero all'incirca in secondo superiore, che mi sarebbe piaciuto lavorare con i cartoni animati, e lei andò in libreria e chiese al libraio se aveva qualche libro su come si facevano i cartoni animati, e praticamente tornò a casa con questo libro come regalo, che ancora ho, che è un libricino piccolissimo, edito da una vecchia azienda di 3D che non credo esista più, genovese, si chiamava Art5,
E il libro trattava di come utilizzare un programma ai tempi di Alias, adesso di Autodesk, che si chiamava Maya, tipo come usare Maya 5. Libro molto piccolo, senza tantissime informazioni, che però mi ha fatto capire che effettivamente fare i cartoni animati non era come fare il calciatore, cioè studiando, applicando una ricetta riproducibile, tutti potevano effettivamente arrivare a lavorare su grandissime produzioni. È quello, io vedo che secondo me il comparto artistico è sempre qualcosa che viene visto come totalmente dipendente dal talento di una persona, no? Poi invece secondo me, soprattutto nel digitale, più l'applicazione che ci metti e l'esperienza che poi accumuli facendo e rifacendo soggetti nuovi, ma ripercorrendo sempre il workflow, no? Certo, sì. E quindi la verità è che basta la voglia, basta la passione, tanta applicazione. E poi alla fine il talento artistico magari era quello che gli serviva a Michelangelo per scolpire e non spaccare il blocco di pietra, no? Però noi diciamo il Ctrl Z, quindi alle brutte se si spacca sta pietra si torna indietro, no? Ma infatti diciamo che io anche ai nostri studenti di Hive, ma non solo, solitamente faccio proprio una sorta di lezione sulla ricetta del successo e faccio un parallelismo con la ricetta del fisico perfetto, non perché ovviamente quello debba essere un obiettivo, no? Ma solitamente tutti noi abbiamo avuto un momento in cui avremmo desiderato avere, diciamo, un livello di forma diverso, però in realtà è una ricetta semplice, tutti conosciamo quella di doversi, diciamo, limitare nel cosa si mangia e doversi allenare in un certo modo, e per fortuna, al contrario appunto di voler diventare un calciatore o un attore di Hollywood, nel nostro mestiere, ma non solo, applicare una sorta di metodo scientifico all'approccio al lavoro garantisce dei risultati abbastanza buoni. Peraltro, diciamo, questa differenza tra l'artista e il lavoratore dell'arte, quindi diciamo tra l'artigiano e l'artista, secondo me è importante nel nostro ambito perché solitamente l'artista viene visto come una figura appunto che potrebbe vivere di stenti o essere multimilionario in Esatto. base alla ruota della fortuna, e invece noi diciamo non siamo artisti in quel senso, anche se ci chiamiamo artisti, nel senso noi utilizziamo il mondo creativo, ma per un mercato che già esiste, una domanda che già c'è, quindi rispondiamo a delle necessità già esistenti, non dobbiamo andare a crearci, diciamo, una nostra immagine, come magari doveva fare un Picasso, come doveva fare un Michelangelo. Anche ai giorni nostri abbiamo esempi tipo Cattelan, Pistoletto, di artisti di estremo successo che però si devono creare un loro spazio, raccontarsi. Noi piuttosto dobbiamo, diciamo, imparare, e quindi, diciamo, tra artigiano e artista la differenza poi è l'applicazione e l'approccio di quello che si impara, del proprio skill set, delle proprie capacità. Infatti io dico sempre che noi comunque siamo tecnici prima che artisti, nel senso appunto l'arte c'è perché so processi artistici, perché si colora, comunque devi interpretare quello che c'hai davanti sempre, però fondamentalmente appunto noi siamo tecnici del software molto specializzati poi, perché insomma i software ultimamente sono sempre più user friendly, ma insomma comunque poi il processo che devi mettere in piedi per tirare fuori una qualità non è proprio... Insomma, E schiocchi il solitamente al dito. crescere della semplicità del software cresce anche l'aspettativa dello spettatore, e quindi diventa comunque difficile fare cose di qualità top. Diventa, Ma diciamo, infatti qualcosa dove ultimamente l'asticella si è alzata parecchio, nel senso quando vedi dei ragazzi anche alle loro prime produzioni, comunque con i software di oggi, sai che bene o male a livello delle superfici avrai delle superfici credibili perché bene o male il software ti aiuta parecchio. Mentre secondo me ci sono cose appunto, ancora ad esempio il rigging, bene o male che esistano dei sistemi di autorig, è ancora una cosa basata totalmente sulla propria cultura tecnica e sull'esperienza. sì, anche perché poi, come dicevi tu, si riesce a raggiungere un livello qualitativo di superficie utilizzando questi strumenti di automatizzazione, queste nuove intelligenze artificiali che anche nel rigging non solo magari aiutano tanto come ChatGPT per crearti degli snippet di codice, però poi comunque tendenzialmente quando si crea qualità top si sta facendo ricerca, cioè si sta creando di fare qualcosa che non è stato fatto prima, e non avendo quindi nessuno che ha tracciato la strada, forse ecco la differenza tra l'artista e l'artigiano è che l'artista ha il prodotto artistico come fine ultimo, invece l'artigiano ha il prodotto artista come punto di partenza. Cioè io studio l'arte, capisco l'illuminotecnica per poi capire come ricreare una scena illuminata per fare un rendering, un lighting. Quindi io parto dall'arte per ricreare un prodotto che sia, diciamo, prevedibile, invece l'artista fa un suo percorso, anche a volte, se vuoi, interiore, per arrivare alla creazione del prodotto artistico. Esatto, infatti una roba che io penso sempre, poi dico, è spesso e volentieri nell'arte classica sei tu che ne fruisci, che devi interpretarla, no?
quindi è fatta per un fine definito dall'artista. Nel lavoro nostro noi un fine ce l'abbiamo già, è consegnare quello che ci è richiesto, dopo consegnare c'è vendere quella cosa che è stata composta con tutti quei lavori che abbiamo fatto, e poi c'è la speranza che dopo che ha venduto vada pure bene, cioè ci sia pure un'accettazione dal livello del pubblico. Nel senso, io lo vedo sempre un po' come un lavorare a richiesta, no? L'artista un giorno si sveglia e dice, oh, oggi ho voglia di scolpire un tritone, e vai a fare il tritone, no? Noi, se oggi mi sveglio e voglio fare un tritone, però devo fare una macchina, perché mi pagano per fare una macchina, io la macchina devo fare. Che poi questo è un po', in realtà, poi nel discorso dell'artista, dell'arte, io la vedo sempre come una cosa, l'atteggiamento da artista come un qualcosa di decisamente giovane, perché ai tempi di Michelangelo, ai tempi di Caravaggio, tu eri comunque un tecnico, ovviamente, che dovevi andare, comunque, diciamo, per fare il parallelismo con noi, che tu dovevi andare a cercare la commissione dal Vaticano, da chi è, per poter mangiare. Quindi non è che sei Caravaggio, sì, magari il tuo quadro in testa che volevi fare come ti pare a te, o sei Michelangelo ce l'avevi, però quel Papa non... Diciamo che sì, sono d'accordo con questa tua affermazione, che si ricollega anche a quello che dicevi prima riguardo al fumetto, no? Che magari ci stanno alcune parti del processo che uno, tramite la sua passione, riesce, diciamo, ad apprezzare maggiormente di altre. Però ecco, la differenza, secondo me, con quel mondo lì, con quello dell'artista, di Caravaggio, di Michelangelo, è che comunque lì era un lavoro individuale, no? Quindi tu dovevi spendere anni a bottega per imparare le competenze, poi crearti un mercato, diventare un nome, e solo quando eri Brunelleschi e Michelangelo allora potevi permetterti di fare un po' questa, di avere questo, diciamo, atteggiamento un po' da artista, no? E invece noi comunque sempre lavoriamo in un grosso team, quindi possiamo arrivare a diventare supervisori, ma sopra il supervisore c'è sempre il regista, il cliente, c'è sempre qualcuno sopra e qualcuno sotto, e qualcuno, insomma, che sta in pari, in parallelo con noi, e quindi non possiamo mai arrivare ad avere questo atteggiamento, come dicevi tu, è un po' una cosa giovane quello di avere l'atteggiamento da creativo puro, libero, senza stringhe. Perché? Perché prima di tutto, prima che lavorare con dei bravi tecnici, dei bravi artisti, nelle aziende si cerca di lavorare con qualcuno che sia piacevole, e quindi, diciamo, la prima donna difficilmente è piacevole da avere accanto in un team. Infatti poi alla fine, quando devi fare l'application per un lavoro, la prima cosa che ti fanno è un colloquio attitudinale per vedere se ti piaci, se sei una persona normale, cioè sei abbastanza normale per essere uno sviluppatore dei videogiochi, e o sei o troppo noioso o drasticamente pazzo. Chiaro, per fortuna noi siamo fortunati che viviamo in questo mercato che è ancora fresco e in crescita, dove quindi c'è più domanda che offerta, e quindi è super meritocratico. Io dico spesso, è uno dei pochi mercati in cui la prima cosa che vedono è il tuo portfolio, e quindi non sanno se sei anziano, giovane, alto, basso, magro, grosso, donna, uomo. Praticamente vedono il tuo portfolio e è la prima cosa che giudicano. E poi però la seconda impressione, che è quella importante, è ok, ha un portfolio abbastanza forte per lavorare con noi, adesso cerchiamo di capire se è veramente una persona con cui ci piacerebbe lavorare, o se è un sociopatico di quelli che non vorremmo avere nel nostro team. Infatti è una roba, non tutti ci credono che esiste la meritocrazia nel lavoro. Io stavo cercando di convincerli del fatto che comunque questo è un lavoro in cui parla la tua arte a tutti gli effetti, la tua arte e la tua tecnica. Se sei bravo, lavori al 100%, te si litigano. Se sei meno bravo, anche là devi impegnare più, perché è una roba accessibile, no? Appunto, non è comunque il tipo di lavoro in cui devi, io ogni tanto ne parlavamo, quei percorsi di formazione infiniti tipo la psicologia, 5 anni di università più 5 anni di specializzazione, cioè tu entri a 20, esci a 30, il tuo primo lavoro. Diciamo che da noi una formazione di base per entrare nell'industria in un ruolo da junior, in 2-3 anni, se ti impegni seriamente, se lavori, ti alleni, fai pratica tanto, in 2-3 anni puoi raggiungere una conoscenza base che ti permette di ricoprire un ruolo non troppo importante, ma comunque vivo in produzione, una roba coinvolgente. Sì, è un mondo ancora, appunto, parecchio meritocratico, dove ci stanno tante opportunità, e peraltro è uno dei pochi mondi in cui esiste la raccomandazione, ma non la raccomandazione italiana, tipo quello è mio cugino a farlo lavorare, ma la raccomandazione alla luce del giorno addirittura da caricare nel sito internet. Io spesso per i
per i miei studenti lo faccio sia in aziende ma anche nei percorsi di studi. Magari c'è chi vuole proseguire gli studi in America e quindi si fa una lettera di raccomandazione, e è una raccomandazione sana perché tu metti la faccia nello sponsorizzare una persona, certo delle sue competenze. Se sponsorizzi, diciamo, qualcuno che non è capace solo perché gli sta simpatico, a un certo punto lui non fa una strada, diciamo così, rosea, non va lontano e ti fai un po' la figuraccia. Sì. Tra l'altro, proprio questa cosa dell'aspetto tecnico è uno degli elementi poi interessanti di questo tipo di lavoro, e cioè entri e hai un tipo di competenze, che se hai un tipo di competenze ti sei allenato, passano 4 anni, 5 anni, vanno ancora bene, bastano, sono sufficienti? Molto probabilmente no. È pure la bellezza di questo lavoro, sotto un Sì. certo punto di vista, nel senso che. Bisogna essere sempre aggiornati, sempre sulla cresta dell'onda, proprio perché siamo in un mercato che non è ancora saturo, ma con la consapevolezza che probabilmente arriverà ad essere saturo. E quando arriva ad essere saturo, noi non vogliamo essere tra quelli che sono sacrificabili, vogliamo tutti essere, insomma, salvi. Oh, poi comunque con quanto i soldi che fatturano i videogiochi, nel senso è un mercato che conviene investirci per quello che ti riporta indietro, no? Perché poi uno, in genere, come i media non ne parlano con cognizione di causa dell'industria dei videogiochi. Poi quando vengono messi davanti, no, ai numeri, quelli duri e puri, vediamo quanto fattura Sony in un anno dai giochi della PlayStation. E poi a un certo punto gli si, la mascella gli tocca terra come nei manga, capito? Queste cose così, perché effettivamente è un mercato che l'intrattenimento è questo adesso, sotto un certo punto di vista. Cioè, c'è la televisione, c'è il cinema, però sempre di più si vede pure il videogioco come strumento di narrazione, cioè come veramente qualcosa che ha un suo valore artistico-narrativo importante. Chiaro, chiaro, ma in generale il mercato dell'intrattenimento, quindi il videogioco è probabilmente l'espressione più ampia adesso, ma anche lo streaming, serie TV, film, cinema, esperienze VR, IR, tutto quanto. Io faccio sempre questo esempio: non l'ho vissuta, per mia fortuna, come periodo quello della guerra, però ecco, tendenzialmente a livello mondiale. Il mercato dell'intrattenimento è l'unico, assieme a quello dell'alimentare, quindi della ristorazione, che tra virgolette non subisce crisi, o comunque quando la subisce viene considerato quasi sempre bene primario, quasi all'interno del paniere, no? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale comunque i cinema erano i luoghi dove i soldati che tornavano dalla guerra andavano a svagarsi, le famiglie, se proprio potevano permettersi un extra, andavano al cinema, andavano a vedere un film, piuttosto che andavano a teatro o un concerto musicale. Quindi insomma, noi abbiamo l'onere e l'onore di partecipare alla creazione di prodotti che poi sono di fruizione globale, soprattutto nel momento d'oggi, dove vedi che la canzone fatta in Corea diventa quasi cavalca un'onda di un successo di tutta la musica coreana, e poi l'animazione in stile giapponese diventa un qualcosa che tutti i ragazzi nel mondo vedono e alla quale si appassionano. Quindi ecco, è sicuramente un mercato che è una vera industria, non è una nicchia, non è un qualcosa tipo un gioco per ragazzi, è proprio una vera e propria industria che muove sia dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista socio-economico, un po' le sorti delle generazioni che vengono. Insomma. Oh, giochi proprio generazionali, cioè a seconda di con chi parli, sai che potrai parlare di, che ne so, Baldur's Gate, Final Fantasy, COD, cioè a seconda dell'età, sai che bene o male loro hanno quel tipo Certo. di immaginario. Poi è bello perché insomma l'industria di oggi è finalmente libera da quell'ostracizzazione di prima, cioè i videogiochi fanno male, giochi a un videogioco violento vuol dire che sei violento, se spari a uno vuol dire che ti piace sparare sia lì che di là, cioè finalmente dagli psicologi. Non senti più, ah, il videogioco mi ha fatto male, ma i videogiochi mi hanno salvato. Cioè, post pandemia, sono stati la valvola di sfogo di 96-97% di tutto il mondo. Probabilmente se c'avevamo quelli, avevamo dato fuori di testa, eravamo scappati fuori da casa. Io personalmente, appena staccavo da lavoro, accendevo il computer online con i miei amici, e ti dico che è proprio come se fossi al baretto, però comunque. Quindi le tue interazioni sociali te le porti a casa, insomma. Chiaro, ma poi comunque diciamo va sempre contestualizzato chi è che commenta e in quale
in quale ambito, perché è facile, diciamo, fare un po' così il salvatore della patria quando sei sul tuo attico a Manhattan e dici: ah, è meglio che i bimbi giochino per strada. Però magari se sei ad Harlem nel Bronx, oppure se per rimanere in zona nostra sei nella periferia romana, è meglio giocare a Final Fantasy che scendere a fare a sprangate con i compagni. No, tra l'altro, vedi, anche qui è interessante poi il tipo di ostracizzazione che c'è del media, no? Che secondo me molto probabilmente poi dipende dall'età delle persone che lo ostracizzano. E c'è poca cultura. Sì, perché immagino te nel campo dell'animazione, che comunque è sempre stata più diffusa del videogioco, all'inizio, cioè ero bimbo, vedevi i cartoni animati, te massacravano, allora, poi, diciamo, 90-2000 si è stocanato. Videogiochi era una nicchia, anche se sono comunque relativamente recenti, quindi 50 anni. Ancora non abbiamo i psicologi, sociologi, cominciamo ad averli, no? Diciamo che secondo me le nuove, quindi sanno che non erano normalizzati fino a un certo punto, però poi le nuove generazioni che sono native di una tecnologia o di un trend poi lo normalizzano a tal punto che ribaltano, no? Voi ricorderete che quando magari andavamo a scuola il nerd era colui che veniva deriso, quello con gli occhiali a cui piaceva fare Dungeons and Dragons, e adesso Stranger Things è l'ultimo esempio, ma non solo, peraltro Stranger Things ci ho avuto l'onore di lavorarci e rappresentava proprio la nostalgia di quella generazione, no? Però è diventato figo essere nerd, come l'animazione era una cosa per bambini e adesso si è normalizzato a tal punto che un adulto senza figli si va a vedere un film Pixar o Disney. Magari ancora dobbiamo arrivare a quello step successivo di diciamo consapevolezza culturale che hanno in Asia, di vedere l'animazione come veicolo e non come genere, no? Quindi diciamo voglio raccontare una storia horror in animazione come tecnica, però ecco, posso raccontare tutto. Ancora in Occidente un po' l'animazione è vista per bambini, come ancora in Occidente alcuni videogiochi sono considerati più adulti ed altri più un po' più infantili, ecco. Magari c'è Zelda, che è quello al quale ti affacci all'inizio, poi c'hai GTA 5 quando sei un mezzo criminale, allora no, c'è questo pregiudizio.